Frank, dovevi farlo. Frank, no, Frank, però non batti, vogliamo interattivo. Ah, batti so. Il 5, Franco. Space Valley. Scialotto. Riverenze a tutta la valle spaziale. Di cosa parliamo oggi? Genio e genio. Intelligenza. Sei un genio o non lo sei? Manda un SMS all'899. Sono quegli SMS a cui che ti abbonano a qualsiasi cosa. Ti arriva un messaggio al mese con scritto non ti ama più. Cosa significa essere un genio? Parliamo di questo oggi perché sembra una cosa banale, ma in realtà non è banale per niente. Ci sono diverse teorie. Diverse teorie, diversi punti di vista. Tutte mie. Tutte tue. Perché sono un genio. Se scrivete genio vi appare Toddo, le teorie di Toddo. Le sue ricerche Google, come diventare un genio. Beh. In 5 passi. Partiamo da una definizione. Vai, parti dalla definizione classica. Cioè, se tu scrivi genio su Google e vai ad esempio su un dizionario, ti dicono, prima definizione, intelligenza straordinaria, persona fornita di una dote o persona di talento comunque. Se la sono sbrigati. Che cos'è il talento? No, no, vabbè, è quello che avrei risposto anch'io. Cioè, secondo me il genio è un'intelligenza, e questo è vero, dopo magari definiamo anche l'intelligenza, però è un'intelligenza di tipo settoriale. Sì. Cioè, mentre io vedo l'intelligenza come una, come dice anche poi Piaget. Come il più alto grado di adattamento all'ambiente, ma in generale vedo il genio come il più alto grado di adattamento a un preciso settore ed esclusivo a quello. Un genio lo è difficile essere su tutto, impossibile. È quasi come se fosse: sono abilissimo in quel settore, lo sono talmente tanto che tutte le altre risorse scarseggiano negli altri settori. Non necessariamente, cioè uno può eccellere in un ambito ed eccellere anche in tanti altri. Però sicuramente. Però non sei un genio. No, sei un genio. Però diciamo che ti sei già guadagnato il titolo di genio quando eccelli anche solo in un campo. E se fosse il contrario, invece la cosa. Non provare a definirti un genio. No, dico la genialità. Non sei neanche intelligente, no. Smetti. Allora, se la genialità stesse nel fatto che sei bravo in tanti campi perché ti sai adattare e non in un solo campo specifico, perché alla fine se sono bravo, non so, a cuocere le patatine fritte, va bene, sono un genio nel cuocere le patatine fritte, ma no, perché lì sei una persona comunque che se la cava, non sei un genio, non sei uno che eccelle. Cioè sei magari intelligente e molto abile nell'adattarti. Esatto, ma è una cosa diversa. Però il genio già è uno che eccelle. Non lo so. E poi aspetta, secondo me il genio è anche colui che trova sempre qualcosa di nuovo. Cioè, in che senso? Nel senso, un genio in cucina non è il cuoco che ti cucina benissimo, che ti cucina buonissimo, è un cuoco che ti trova nuovi piatti buonissimi. Cioè, secondo te il genio è anche in parte sinonimo di innovatore? Beh, secondo me non più di tanto quanto più una persona capace di arrivare allo scopo seguendo la propria strada e non seguendo gli altri. Quello è un genio. Quindi puoi anche fare la ricetta che ha inventato un altro, ma ci hai messo del tuo e sei tu che lo fai, non stai seguendo semplicemente la ricetta. Fatemi l'esempio a testa di genio e sono sicuro che verrebbe fuori tipo Einstein, Beethoven, Da Vinci. Cioè sono un po' quelli, ma cosa hanno loro di... Esatto, loro sono persone che hanno sempre inventato qualcosa di nuovo nel loro nuovo ambito. Dici? Beh, io ti posso... Per esempio, Leonardo Da Vinci... Valentino Rossi, lui non ha mai... Esatto, anch'io penso tipo... Rossi. Oppure Bolt, Usain Bolt è un genio. Che è un genio. Allora anche... Genio della corsa. A Carlo Conte. Ma che genio presentare... Ma stai scherzando? Un presentatore che riesce ad essere abbronzato a 365 giorni all'anno, lo criticano per questo e se ne frega. È un genio. Genio. Secondo me anche lo sportivo può essere un genio nel suo ambito, perché non è solo doti fisiche e talento nello sport. Qua rientra qua si inizia a parlare forse di talento, esatto, che però spesso è un concetto, anche nel dizionario è un concetto spesso associato a genio. È una questione secondo me proprio di prospettiva, cioè da come lo guardi il genio. Il genio, se è una persona che ha talento, può anche essere un Bolt della situazione. Sapete la teoria delle 10.000 ore? Il genio, la persona di talento, la persona che è diventata diciamo eccelsa in un qualsiasi ambito, dallo sport uno studio accademico a una materia eccetera, è una persona, è stato studiato, che ha passato almeno 10.000 ore dedicandosi a quel determinato ambito.
come per dire, Bolt è diventato Bolt e ha speso almeno 10.000 ore ad allenarsi a correre. È una teoria questa provata proprio. Ma infatti il punto fondamentale del talento è proprio il lavoro che c'è dietro. Non tanto il talento innato, che può essere una piccola parte del talento, ma la cosa fondamentale ci deve essere, ci può essere, ti aiuta, ma la parte fondamentale è il lavoro che ci metti tu. Ma WikiHow cosa ne pensa di un genio? Perché, come diventare un genio? Infatti se tu scrivi su WikiHow, cioè, cerchi come pensare come un genio. Però c'è meglio. Cioè, parte, se fanno queste cose, la gente vuol dire che le cerca. Cioè vuol diventare... Parti dal presupposto che sei un caprone. Secondo te come ha fatto Da Vinci a inventare le macchine per WikiHow? Ha detto come inventare macchine per volare. Gli ha dato la spiegazione. Esatto, cioè. Nessuno sapeva come spegnere i computer. Lui sapeva già che sarebbero esistiti. Nascevano accesi i computer. Esatto. Sono rimasti accesi. Una botte per spegnere. WikiHow dice: per prima cosa devi amare l'apprendimento. I geni si appassionano alle cose che fanno. Poi c'è un tavolo disordinatissimo. Cioè, una cosa bruttissima da vedere, ma vabbè. Devi anche essere ambizioso e intraprendere progetti, elaborare idee dall'inizio alla fine. Quindi non fermarsi. Questi sono dei tipici consigli generalisti proprio a caso. Dalla cartomante. Devi essere una persona per essere meglio. Sì, che tutto. Ne ho letti due e mi fermo. Una domanda un po' cattivella, però a cui bisogna rispondere sinceri. In questo gruppo qualcuno si sente un genio? Beh, io sì. No, io mi sento un genio. Senti l'imbarazzo con cui lo dice. Dai, lo puoi dire. Il genio della palestra. Delle proto in polvere. Qual è il nostro talento? Dei videogiochi. Dei videogiochi. Dai, alla fine ognuno di noi avrà dei, sì, avrà un settore, ha dei punti di forza. Sì, sì, però non, da lì a dire sono un genio c'è un io... bel... Se posso dirvi, secondo me i geni non esistono. Cioè io ho questa visione. E adesso vogliamo fare gli alternativi per andare contro WikiHow. Guarda che WikiHow ti viene a cercare a casa, eh. Ragazzi, ma io WikiHow vi aspetto da una vita, io quei bastardi di merda. Non me ne frega niente. Tutti questi siti che vogliono insegnare le cose. A no, casa vostra! Ce l'ho detto voi! Io una volta ho Dario, il discorso moralista su quello che ci vogliono far passare. Ragazzi, dovete diffidare dai siti di... E dalle Iene! Ragazzi, io ce l'ho con i tutorial. Io sono un cazzo di... Io c'ho l'odio contro i tutorial. Vogliamo dire? I tutorial hanno eliminato il valore dei tentativi, degli sbagli. Le persone devono sbagliare. Tu le cose le devi conoscere approcciandoti faccia a faccia. Cioè, non devi stare in casa a cercare come costruire una casa. Prendi i mattoni, prova, distruggi, ricrea. Cioè, serve applicazione. La non gente fate la casa prova. Però non costruite, non costruite la vostra casa per i mattoni. L'importante è fallire, ragazzi. L'importante è fallire. Io una volta ho letto una guida di 20 passi su come mettersi lo shampoo nei capelli. Cioè, prendi lo shampoo. Sei diventato piano. Davvero? Metti tanto shampoo quanto ce n'è in una moneta sulla mano. Gira bene lo shampoo. Se lo metti nei capelli. Esatto, questi capelli da manichino. Cioè, ha proprio i capelli da manichino. Sembra che gli hanno incollati sopra con la colla. Ho tanti capelli. L'abbiamo detto, genio non è avere il quoziente intellettivo di 400. Perché magari la gente pensa così, no, ho il quoziente intellettivo di 400. Ecco, no, allora, una cosa che a me preme dire. Generalmente si pensa che l'intelligenza appartenga a chi va bene in ambito scolastico, no, che è una cosa che a me urta i maroni tantissimo. Tra l'altro io sono sostenitore del fatto che più sei intelligente più vivi male, quindi cioè uno che tipo è stra intelligente, se vogliamo diciamo circoscrivere l'intelligenza appunto agli ambiti accademici, cioè uno che ha un quoziente intellettivo mega, si è imparato da Dio in che so materie, matematiche, roba così, poi non vive bene. C'è anche un aspetto che noti tantissimo in tutta la poesia storica, che tristezza uguale intelligenza. È vero. Cioè una persona intelligente vive nella tristezza, sì, perché prende in considerazione più aspetti della realtà. Secondo me... Una persona invece semplice e banalmente dicendo meno intelligente, ma io mi si accontenta più delle piccole cose. Vero. Perché più sei intelligente più ti fai domande, più ti chiedi, più fai fatica a farti bastare le cose. Sono felice della vita perché sono semplice. Fregatevene, entrate nel mio club, la felicità. Non sto dando dello stupido, anzi, a colui che apprezza le piccole cose. Puoi dirlo che sono io.
è bellissimo anche essere così. Grazie. No, ma veramente bellissimo. No, è vero, cioè, è una fortuna. Bravo. Io sono d'accordo con te, Cesare. Brucantino. Cioè, riuscirsi ad accontentare delle piccole cose, essere felici per le piccole cose che si hanno, è un traguardo, secondo me, importantissimo. Soprattutto in una società che ci educa al superfluo. Ma la smetti, cioè, basta! Basta! No! Combattete per l'essenziale. Rivolution! Secondo me, alla fine, stavo riflettendo mentre parlavate, mentre non vi ascoltavo, che il genio, alla fine, è una qualsiasi persona che, al di là proprio dell'intelligenza, quindi sì, parliamo anche di sport, riesce ad essere veramente, veramente bravo in un qualsiasi cosa. Quindi non deve essere intelligente, non deve, cioè non necessariamente. Poi è capace che una persona arrivi ad essere un genio grazie all'intelligenza. Arrivi ad essere un genio, perché non si nasce genio. Ecco, secondo me i geni esistono, ma non si nasce genio. Si nasce con una determinata attitudine, magari, a apprendere meglio, a sviluppare determinate sensibilità. Però noi nasciamo scatole vuote e veniamo riempite dal primo momento in cui apriamo gli occhi in questo mondo. Noi siamo esseri. Ma io ho guardato Doraemon tutta la vita! Bubucciaccia! Poi, ragazzi, la cultura ha un grande impatto su di noi. Doraemon! Doraemon, cioè, noi siamo. È tutto un complotto, tanto siamo, tutto un complotto. Noi siamo esseri socialmente, cioè culturalmente determinati. Diglielo, Dario! Diglielo! Ma è vero questo, purtroppo. Cioè, nel senso, purtroppo è per fortuna. Alza un po' la voce. Siamo il nostro modo di fare le cose, il nostro modo di pensare. Il nostro modo di pensare, di fare le cose, è, diciamo, in qualche modo indirizzato dai modelli culturali che abbiamo intorno. Quindi media di merda. Diglielo di nuovo. Quindi media di merda. Smettetela di lanciare messaggi Per esempio, famiglie di violinisti ci avranno figli di violinisti. Beh, è facile. Il contesto forma la persona. La cornice fa il cuore. Sì. Io penso che i genitori siano veramente. Dai, io comunque la lancio lì. Secondo me c'è un piccolo genio nascosto dentro ognuno di noi. Secondo me no, invece è quello che dicevo. Secondo me no. C'è un piccolo genio anche in te che stai guardando. Ognuno ha la possibilità. Non ti sottovalutare, tonno te lo sta dicendo. Ognuno si sta scatenando. C'è un piccolo genio in te. C'è una piccola possibilità per ciascuno di diventare un genio. Esatto, però, okay. Però devi. Esatto, va bene, se la accetto così mi va bene. Vuole tanto impegno. Mi dai speranza. Ragazzi, il talento si sviluppa. La teoria delle 10.000 ore. Ricordate che chi dice di essere genio sicuramente non lo è. Questa è proprio. È vero, no, infatti, questa è una caratteristica importante genio del genio. Non sarà mai soddisfatto. Un genio si isola dalla realtà. Non ha amicizia. No. Allora, ma non è vero, genio, dedica. Buttatelo via. Questi bastardi non mi danno ragione, tutti bastardi. Secondo me chi è genio non pensa assolutamente di esserlo. Nella storia ci sono anche esempi che dimostrano il contrario. Ad esempio, per teorie che tipo la teoria del superuomo, di gente che proprio pensava di essere superiore, che ci fossero determinate categorie di uomini più intelligenti di altre, quindi. Ma lo sai veramente? Abbiamo anche solo, ad esempio, l'albatro, la poesia. I musicisti. Tutti vanitosi di se stessi. Sono dei gran montati, ma nel loro campo, che è la musica, c'è della gente che davvero ha rivoluzionato. No, quello è vero, quello è vero. E sono dei pezzi di cazzo enormi. E si credono geni. Anche nell'informatica succede. L'ho visto l'altro giorno. Sì, sì. Succede dappertutto. Anzi. Sì. Se sei un genio e eccelli nel tuo campo e non arrivi a non avere quasi più rivali, per forza di cosa a un certo punto ti senti Dio. Sì. Che poi arrivi magari a quel punto che hai avuto talmente tanto successo che ti rendi conto che non hai più niente. I miliardari hanno le crisi depressive, d'altronde. Quando arrivi all'apice di quello che ti sembra il successo più appagante di tutti, capisci che in realtà per esserci arrivato spesso hai rinunciato a. Sì, ma poi soprattutto quando ti rendi conto che sì, hai fatto la tua scalata e non puoi fare magari quel gradino. Ci sarà un motivo per cui così tanta gente, tra cantanti, gente che apparentemente sta da Dio, in realtà sta malissima, sta sola e si sente male. Tutto colpa ovviamente di una
una cosa, ragazzi. Pensavo la società. Vabbè, la società. I media, ragazzi, i media. Tre geni controversi. Amadeus. Jerry Scotti. Maurizio Costanzo. Peppe Vessicchio. No, Peppe Vessicchio è genio indiscusso. Chiusa. Peppe Vessicchio. Guarda che Peppe Vessicchio è bravissimo in quello che fa. Vero. Vi invitiamo a scriverci, secondo voi, qual è il genio di questo secolo, qua sotto nei commenti. Esatto. Scriveteci tre aggettivi che accostereste a un genio. Cioè, un genio, secondo me, è tre aggettivi. Rosso. E poi un nome. Vale tutto. E un nome vale, di un genio. Vale anche i colori, eh. Okay. Rosso, pianoforte, basta che lo scrivete. Se io ecco, se io vedo scritto tipo genico, Fedez. No, scriveranno tutti. Dico già. Se scrivete geni come Maria De Filippo, qualcuno è uscito di amici. No, da amici. Ha ragione. Fateglielo dire. Lasciatelo andare. Basta. Dai, vengo a cercare a casa. Prevedo già le tre risposte che avremo sotto il video. Saranno: primo, io. Tonno. Sono le tre risposte che ci saranno nei commenti. Perché nessuno di voi è un genio. Ma scrivete qualcosa di interessante. Lasciate un mi piace per l'intelligenza, arriviamo a 5.000 per l'intelligenza. 5.275, no, cioè quella cifra un po' geniale, cifra, mi piace, mi stuzzica. Cioè il periodico dei mi piace dovrebbero mettere, che bello. Ciao. Ciao ragazzi. Prenditi la... Dov'è la tua cintura? La fine. Like per Parmigiano. E cinghiamo. Godi Nicola, godi. Fanno più male le manate di tonno. Ah, ti ho fatto malissimo.